Il momento in cui dall'Europa arriva un taglio di 9 miliardi sull'agricoltura, è un momento in cui il governo non dà risposte al mondo agricolo, alle filiere agricole in difficoltà, noi come Lega rilanciamo con un piano strategico dove abbiamo sfidato il governo sugli atti e fatti concreti. Molto spesso siamo stati accusati di essere quelli che dicono no, il signor no, quelli che magari non hanno proposte concrete. Noi le proposte concrete le abbiamo fatte a un ministro che ha trasformato la sede del Ministero delle Politiche Agricole nella sede di Tagliaviva. L'obiettivo su cui vogliamo lavorare è quello di ridare competitività al nostro agroalimentare che in questo momento di Covid sta subendo una crisi senza precedenti sul formaggio, sul latte, sull'ortofrutta. Sul florovivaismo, sulla pesca, sono tutti settori in estrema difficoltà. Noi abbiamo fatto proposte, chiediamo semplicemente al ministro di sederci al tavolo e confrontarci.